Finalmente questa stagione disgraziata è terminata. Come diceva qualcuno in un vecchio film di Natale, questo campionato ce lo siamo levati dalle palle. Perché è stato veramente uno strazio, soprattutto nella seconda parte, dopo un grandissimo avvio. Però questo è stato, quindi pagellone, pagellone, i voti per questo campionato, per questa Coppa Italia, per questa Europa League, che hanno visto la Roma anche protagonista per certi tratti della stagione, in attesa ovviamente della nuova Roma di Mourinho, dove ci aspettiamo veramente tutt'altro. Si fanno anche dei grandi nomi, si parla di Ronaldo addirittura, ci crediamo poco, però sognare non costa nulla. Partiamo subito con le pagelle di tutti i giocatori dell'allenatore di questa stagione 2020-2021. Partiamo con i portieri. Po Lopez, voto 5. Ci ha fatto vedere ottime cose. A tratti sembrava veramente che potesse essere il portiere giusto per i prossimi anni, però poi ha commesso troppi errori, tanti errori anche con i piedi in fase di impostazione, tra i pali, delle quaglie allucinanti. Non si può andare oltre un voto 5. Mirante, voto 5. Anche lui sembrava anche lui un secondo veramente straaffidabile quando giocava, però poi anche lui è incappato in tanti errori, tanti infortuni. Portiere vecchio, oramai logoro, e oltre il 5 anche per lui non si può andare. Fuzzato, voto 6 e mezzo. In queste ultime partite ha dimostrato tra i pali veramente di saperci fare, tante parate veramente ottime, di qualità, forse un po' grezzo nei movimenti, però da questo poco che abbiamo visto, un 6,5 gli va dato assolutamente. Passiamo alla difesa, Karsdorp, voto 7, sicuramente uno dei migliori di questa stagione, ha fatto un'ottima crescita, in crescita in questa stagione. Miglioramenti continui in fase difensiva, in fase offensiva, molti assist. Voto 7, sicuramente bravo, bravo, bravo. Bruno Perez, voto 6. È vero, in tante partite sembra inadeguato, però sotto la guida di Fonseca è cresciuto, ha fatto anche discrete partite, è stato utile in tantissime partite. Voto 6, però oltre questo non si può andare, ovviamente, però molto molto bravo, dai. Non ci salutiamo con affetto con Brunetto. Spinazzola, uno dei migliori, se non il migliore di questa stagione. Voto 8. Veramente un campionato fantastico. Limitato dagli infortuni, ma quando era in campo era veramente assolutamente palla a Spinazzola e ci pensava lui. Creava tutto lui. Prendeva, partiva, puntava, dribblava, crossava, creava occasioni da rete. Veramente una spina nel fianco. Speriamo sotto la guida di Mourinho possa stare ancora meglio fisicamente, perché è veramente un giocatore formidabile quando è in forma. Santon, voto 5, lo abbiamo visto poco e male. Mancini, voto 7 e mezzo, forse 7, ho esagerato. Rimango sul 7 perché ha fatto veramente un'ottima prima parte, veramente clamorosa da 8. Nella seconda parte anche lui è calato di rendimento, delle disattenzioni che non mi aspettavo. Con la sua grinta, il suo carisma, con Mourinho può crescere ancora tra il 7 e il 7,5 il suo voto. Smalling 5,5. Abbiamo fatto tanto per comprarlo, alla fine si è subito infortunato e durante la stagione l'abbiamo visto veramente poco. Quelle poche volte mi ricordo anche un errore clamoroso con lo Spezia, delle imprecisioni. Insomma, lo Smalling dell'anno scorso era ben altra cosa. Voto 5,5. Kumbulla 5, una delusione perché anche lui tanti infortuni, però quando stava in campo veramente poco, 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 poco. Ci ha fatto veramente vedere poco. Un paio di colletti con lo Young Boys, con il Milan, però veramente in fase difensiva lento, impacciato, molto, molto da rivedere. Ibañez 6, un misto tra l'8 della prima parte di stagione e il 4 degli ultimi mesi, dove è stato veramente imbarazzante in certe partite. Ha tante potenzialità, tante, però commette troppi errori. Deve assolutamente crescere, sgrezzarsi, però può, perché ha tante potenzialità. Juan Jesus senza voto, non l'abbiamo praticamente quasi mai visto. Fazio 4 e mezzo perché l'abbiamo visto poco e malissimo. Sembrava veramente un ex giocatore.
Calafiori 6 e mezzo, l'abbiamo visto poco, ma quelle poche volte ha fatto la sua porca figura, un gol in Europa League, praticamente un assist per il gol di Dzeko con l'Ajax, qualche buona prestazione, insomma, ci si può puntare per il futuro. Centrocampo, Diawara voto 5, l'ho abbandonato da un po', io non mi piaceva tantissimo, ma troppi errori di qualità. Pellegrini voto 7. Volevo dargli anche lui 7 e mezzo, però non ci scordiamo che alla fine la Roma poi è arrivata settima. Tanti gol, tanti assist, tante ottime prestazioni, un po' sparito in certe partite. Anche lui può crescere, deve crescere. Penso sia un giocatore che con Mourinho possa fare bene e ce lo teniamo stretto. Veretout 7 e mezzo, fino all'infortunio, disgraziato, perché veramente giocatore fondamentale che poteva esserci molto molto utile. Nella doppia sfida con il Manchester era assolutamente un motorino clamoroso, qualità, gol, inserimenti, rigori perfetti, assist, giocatore fondamentale per questa squadra. 7 e mezzo. Cristante 5, ha giocato quasi sempre da difensore, che non è il suo ruolo. Quando è passato a centrocampo abbiamo visto che qualcosina riesce ancora a fare, però complessivamente più del 5 non si può far dare. Villar 6, ottima prima parte dove ci ha stupito veramente, poi dopo anche lui è naufragato insieme a tutta la squadra. Zaniolo non l'abbiamo mai visto. Mkhitaryan voto 8, insieme a Spinazzola è il migliore di questa stagione per me, tanti gol, tanti assist, anche lui fino all'infortunio stava avendo un rendimento clamoroso, poi dopo quando è tornato ci ha messo un po', forse troppo, per tornare a buoni livelli, e solo nelle ultime 2-3 partite lo abbiamo rivisto brillante come prima. Unico neo di questo giocatore nelle partite importanti quest'anno è sparito. Speriamo l'anno prossimo nel big match possa essere più presente. E Pastore senza voto, ovviamente, peccato perché ha dei piedi clamorosi. E Shaarawy 5 e mezzo, in forte ritardo di condizione, gli serve una bella preparazione per ripartire alla grande. Carles Perez 5 e mezzo, l'abbiamo visto poco, e maluccio, ha fatto veramente troppo poco. Pedro 5 e mezzo, pensavamo veramente molto di più di questo giocatore, che ha giocato la finale mondiale, ha giocato la finale degli europei, ha vinto 1000 coppe col Barcellona anche da protagonista. Troppo poco, lo abbiamo visto bene nelle ultime partite, sarà stato l'effetto Mourinho, speriamo possa tornare quello di un tempo. Borja Mayoral 7 e mezzo, ovviamente i voti sono anche in base al costo d'acquisto, alle aspettative. Mayoral 7 e mezzo, ha fatto tantissimi gol, gioca per la squadra, non è un campione, forse non lo sarà mai, però ad averne di seconde linee di questo livello. Dzeko voto 6, sempre per il discorso delle aspettative, da un campione tra virgolette come lui ci si aspetta molto 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 di più. Nel girone di ritorno, vuoi la lite con Fonseca, veramente nullo, ha fatto un gol, 2 mi sembra. Benino in Europa League, dove ha fatto qualche golletto, è stato importante, però ci si aspetta molto molto di più. L'abbiamo visto alla grande nel derby, quando lui vuole può. Fonseca ai saluti, anche lui ai saluti, ci lascia per Mourinho. Voto 5, perché purtroppo non possiamo dimenticarci che la Roma è uscita con lo Spezia in Coppa Italia, ha preso 9 gol dallo Spezia in 3 partite, ha preso 6 gol dal Manchester, non va dimenticato, anche se il percorso era stato ottimo in Europa League. Siamo arrivati settimi, pari punti con il Sassuolo in campionato, abbiamo preso 4 gol dal Napoli, 4 dall'Atalanta, 3 dalla Lazio, 3 dal Torino, 3 dal Cagliari, 2 dal Parma, 2 dalla Samp, non abbiamo vinto a Benevento, inaccettabile. Abbiamo un rendimento esterno peggiore del Benevento e non si può. A sua discolpa i tanti infortuni, che però probabilmente possono essere anche a causa dei metodi di allenamento, chi lo sa, questo di certo non possiamo esporci più di tanto, però nel complesso oltre i 5 onestamente non mi sento di dargli, anche se per lo stile, l'equilibrio, la cordialità che ha portato meriterebbe un 10, però l'allenatore va giudicato ovviamente per i risultati che porta alla squadra. Questo è il mio pagellone di fine anno. Nei commenti scrivetemi tutte le vostre pagelle, fatemi sapere se siete d'accordo o meno con questi voti. Nei prossimi giorni video sul mercato della Roma,
Cominceremo un po' ad approfondire il tema degli europei, perché siamo alle porte, manca veramente poco. Faremo una bella prediction anche lì, analisi delle rose, dell'Italia, insomma, tanta carne al fuoco per un'estate sempre piena di calcio e sempre insieme a noi, degli Avariati. Ciao a tutti, amici.